A 9 giorni dall'entrata in vigore del Super Green Pass, oggi, 15 dicembre, la certificazione verde rafforzata è pure diventata obbligatoria per lavorare in alcuni settori. Oltre ai sanitari, da oggi sono infatti obbligati a vaccinarsi i docenti, il personale scolastico e le forze dell'ordine. Va da sé che quella odierna è stata una mattinata intensa per le scuole pesaresi, con i dirigenti scolastici alle prese con le notifiche del nuovo vincolo al personale ancora riluttante alla vaccinazione. Docenti Novax che da oggi hanno 5 giorni per mettersi in regola, altrimenti non possono lavorare. In tutte le Marche si contano ancora 800 operatori scolastici che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino su 34.000 lavoratori complessivi. Ogni scuola è dunque alle prese con i casi di chi non è in regola e con eventuali sostituzioni. Abbiamo già effettuato il controllo stamattina sull'app del Ministero, abbiamo verificato, insomma, la situazione, abbiamo qualche caso, sto consegnando le notifiche che i docenti che non sono in regola, come ho fatto vaccinare, devono ricevere. Non sono tanti perché alcuni di questi sono in aspettativa per maternità e per altre situazioni, quindi non ricadono nella casistica. Adesso cerchiamo, alcuni so che alcuni me l'hanno detto, insomma, ho verificato che si sono vaccinati e si stanno vaccinando, quindi in qualche effetto l'ha avuto, cioè qualche docente ha provveduto, insomma, in questi giorni, o lo sta facendo proprio alcuni ieri addirittura. E quindi l'effetto sotto questo punto di vista c'è stato. Rimangono alcuni casi di persone che non sono a posto e quindi hanno 5 giorni a partire dalla mia comunicazione per mandarmi la loro situazione vaccinale. E hanno 20 giorni per prenotarsi, dopodiché se non ottemperano saranno sospesi dal lavoro e senza ricevere lo stipendio. A questo punto è una scelta loro e vedremo come comportarci. I numeri non sono altissimi perché è una parte residuale, però c'è, insomma. Obbligo di Super Green Pass per lavorare alle superiori, idem per la scuola primaria e secondaria. Beh, la situazione diciamo che è abbastanza tranquilla. Io ho come personale circa 170 unità tra personale docente e ATA e la percentuale di docenti non vaccinati è molto bassa, ho insomma meno di po poco più di 5-6 persone che non hanno regolarizzato la loro posizione e alcune di queste lo faranno a breve e altre sono in aspettativa. Quindi diciamo che insomma, ero già informata un po' di quella che sarebbe stata la situazione allo stato odierno. Si spera che il nuovo obbligo argini il contagio in un ambito scolastico marchigiano dove attualmente si contano circa 270 classi in quarantena, di cui 60 in provincia di Pesaro Urbino.